Sempre più animali selvatici nelle nostre città, quelli stanziali, cioè quelli che si sono ormai sistemati nelle città, si sono antropizzati, convivono con noi e che praticamente appunto vivono nelle città, e quelli invece che capitano in città episodicamente, temporaneamente, per i quali ci mobilitiamo, ci dobbiamo mobilitare per salvarli. Ne abbiamo parlato tante volte, ricordate, con gli specialisti della fauna selvatica, Gian Benedetto Ghiurmino, il medico veterinario, Luigi Esposito, professore al Federico II di Napoli, ed Enzo Caputo, il direttore del CRIUV a Napoli. Oggi ne parliamo con Roberta Teti, benvenuta Buongiorno, grazie. Roberta, che è laureanda in scienze ambientali e poi, come vedete dalla sua pettorina, è una volontaria guardia zoofila dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Sono i volontari zoofili che lavorano, vedete, al fianco dei medici veterinari per soccorrere, indagare, curare, restituire all'ecosistema gli animali selvatici e per salvare le cosiddette biodiversità, quell'anello sottile che ci unisce alla vita del pianeta, ogni giorno sempre più minacciato e che invece noi dobbiamo difendere. Qui vediamo una civetta, credo, è È un vero? ghippio, Ah, no, è un falco pellegrino, un scusi, non falco l'avevo visto pellegrino, prima. sì. Ecco, ricordiamo che l'ENPA, questi sono gli animali da salvare, ricordiamo che l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, è la più antica società zoofila italiana, fondata niente meno, pensate, da Giuseppe Garibaldi. Dovremmo avere la foto, se non sbaglio, la 001. Dovremmo vedere la foto della firma di Giuseppe Garibaldi nel 1871. Eccola qui, ce la manda Carmine Marano dalla regia. Vedete Giuseppe Garibaldi che chiede la costituzione, la istituzione Dell'EMPA. dell'ENPA, quindi un ente diciamo prestigioso con una firma Sì. storica, diciamo, fondata all'epoca nel 1871 per proteggere gli animali contro i maltrattamenti dei guardiani e dei conducenti. Questa è la foto Della che è firma. anche sul sito, diciamo, sul portale dell'ENPA. Come dicevamo, vi sono animali che spesso si insediano nelle città in maniera permanente. Delle circa 500 specie di uccelli presenti nel nostro paese, ben 356 sono state osservate con una certa regolarità nelle città. Qui vedete, credo, dei falchi, Sì, un falco pellegrino. falco pellegrino. E qui 193, pensate, nidificano addirittura, vedete, questi falchi su un terrazzo in piena città. E gli animali non sembrano affatto spaventati dalla presenza umana: falchi, poiane, caprioli, volpi, lepri, tassi, istrici, persino i lupi. Vedete, qui i cinghiali che sono a Roma. E i cinghiali attirano anche i lupi, ovviamente, quindi davvero c'è una invasione, ovviamente pacifica, però certe volte è una invasione da cui bisogna guardarsi. Ma c'è anche una presenza di animali selvatici casuale, cioè di animali disorientati, feriti, disidratati, spossati magari da una lunga migrazione, che finiscono sui tetti, oppure sui terrazzi degli edifici, oppure per strada, come questo rondone finito in un cortile del centro di Salerno al Corso Garibaldi e fotografato dalla collega Amelia Amaturo. Lo si vede aggrappato alla grata di un cancello di un passo carrabile, fermo, spaurito e spaventato, Sì, Roberta. sicuramente, sono molto spaventata. Sì, agganciato con le zampe ai ferri della grata, è capitato proprio a noi l'altro giorno, la prima volta davanti ad un episodio del genere. Quindi che facciamo? Chiamiamo il 113, che si rivela assolutamente impreparato, anche a fornire un numero a cui rivolgerci. Questa è una cosa che è un po' seccante. Poi abbiamo incrociato una pattuglia della Polizia Municipale di Salerno che ci ha fornito un numero sbagliato dell'ENPA, però vabbè, in maniera, voglio dire, non volontaria, e poi si è disimpegnata, mentre invece noi pensiamo che la Polizia Municipale sia, come dire, abbia un compito istituzionale di chiamare l'ASL, non so, i Sì, certo, comunque è un medici primo veterinari. passaggio da E invece fare. abbiamo notato un disinteresse anche dalla Polizia Municipale, che si è rimessa in macchina e se n'è andata, insomma, lasciandoci così. È una cosa riprovevole. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco, abbiamo chiamato il 1515 e i Vigili del Fuoco sono arrivati subito, in 3 minuti, 5 persone. Quindi complimenti, grande, i nostri eroi, caschi rossi, complimenti al coordinatore, al comandante di questa squadra di 5 persone, guidate da Giovanni Luciano. Complimenti Giovanni Luciano, complimenti ai Vigili del Fuoco che hanno liberato il rondone, lo hanno deposto, come abbiamo visto,
in una scatola di cartone traforata, e quindi poi un giro di telefonate attraverso il medico veterinario dottor Carratù siamo arrivati a Mimmo Di Donna del WWF e poi a Roberta Teti che lo ha preso in cura. Ecco Roberto, poi il rondone è stato liberato. Sì, è stato liberato, stava bene, aveva bisogno solo di riprendere il volo perché quando cadono non riescono ad alzarsi da soli e quindi diciamo l'abbiamo aiutato rifocillandolo con acqua e miele ed è volato via. Ecco, il rondone tra l'altro ho letto è un animale straordinario, passa la sua vita volando, sì. Sempre in volo, non si ferma mai. Anche per 10 mesi. Sì, perché è un uccello migratore, quindi passa la sua vita. E poi eccolo qui il rondone che ci fa vedere Carmine Marano dalla regia. Il rondone è un animale che non vola, non prende il volo da solo, ha le zampe troppo corte. Sì, per il corpo che ha. Per il corpo che ha, quindi ha bisogno di essere, spinto. Sì, se si fermano hanno bisogno di essere spinti, diciamo, hanno bisogno di una mano. Quindi il rondone rischia di deperire se non riprende il volo. Sì. E a noi è capitato di ridare la vita, la libertà a questo rondone, grazie a Roberta. Grazie a voi che l'avete segnalato. Ecco Roberta, se a uno di noi, un nostro telespettatore o telespettatrice, capita un episodio del genere, un rondone, una civetta, qualsiasi volatile o animale, che cosa deve fare? Sì, allora è facile trovare un animale ferito, la prima cosa da fare è metterlo in una scatola di cartone perforata in modo da far passare l'aria, se possibile praticare un letto di paglia, è vero siamo in città, magari anche della carta assorbente, della carta da giornale, e tenerlo in una zona tranquilla. Ovviamente gli animali sono feriti, quindi sono anche spaventati, evitiamo ulteriori stress e cerchiamo di contattare gli organi competenti. Possiamo chiamare la polizia territoriale, cioè la polizia provinciale del territorio. Sì, però noi il numero non ce lo ricordiamo e quindi Carmine ha un numero di telefono, se lo vogliamo far vedere, vabbè lo facciamo vedere quando possibile, e il numero di telefono, un cellulare al quale troverete lei, Roberta Teti, che è una prossima guardia zoofila dell'EMPA, per il momento è una volontaria. E quindi dicevamo, abbiamo un numero di telefono, la 3bis forse non l'abbiamo messo, no, e c'è. Non c'è, infatti poi lo faremo vedere un'altra volta, e comunque in ogni caso il numero di telefono è su Facebook, o contattarci alla pagina Facebook oppure all'EMPA, numero di telefono, comunque basta chiamare i vigili del fuoco risolvono tutti i problemi, perché poi con i vigili del fuoco noi andiamo o dai medici veterinari oppure presso le associazioni WWF, la LIPU, l'EMPA, tutti questi eroi del volontariato, bisogna dirlo, insomma, grandi personaggi. Però ricordiamo una cosa, cioè gli animali selvatici, i veterinari normali sì possono fare un primo soccorso, però non possono detenerli. Sì. La fauna selvatica deve andare prima possibile al CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli, che è l'unico autorizzato in regione. Quindi ricordiamoci questo. Quindi portarlo al medico veterinario per un primo controllo, Sì, perché oppure portarli a casa noi pensando di fare del bene, invece non va bene. Non è così, è sbagliato portarlo a casa. Anche perché è vietato, sono protette, quindi deve andare al CRAS il prima possibile, chiamando magari noi volontari dell'EMPA, altre associazioni. Rivolgersi a voi. Io direi prima passando attraverso i vigili del fuoco che poi rinviano alle associazioni zoofile. Dunque, il mese scorso a marzo poi è accaduto un fatto nuovo, secondo noi di grande importanza, cioè 9 associazioni ambientaliste, lo vedete, l'EMPA, Rifugio degli Asinelli, l'Italian Horse Protection, la LAV, Lega Ambiente, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, l'IPU, BirdLife, Rete dei Santuari di Animali Liberi in Italia, veramente c'è un'abbondanza di associazioni, e il WWF Italia hanno firmato questa carta di Roma per gli animali salvati non a fini di lucro. Questa carta che si ispira un po' alla famosa carta di Roma, quella per i migranti, no? Che chiedono asilo, a cui aderiamo anche noi, anche la Federazione Nazionale dei Giornalisti. Questa carta dunque è stata presentata al Presidente del Consiglio del Ministro Gentiloni, al Ministro dell'Ambiente Galletti, a quello della Salute Lorenzin, al Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, per denunciare il colpevole ritardo rispetto alla cura, alla tutela, alla gestione degli animali di cui lo Stato è responsabile. Lei che ne pensa, Roberta?
Allora, lo Stato già da tempo ha assunto l'obbligo di prendersi cura degli animali, però purtroppo le strutture di cura di lunga degenza sono poche, hanno pochi aiuti. Capita che magari un animale sotto sequestro rimane all'indagato perché non ci sono spazi idonei al loro recupero, ovviamente. Quindi, ecco, questa è la carta di Roma. Sì. È l'articolo sui giornali, carta di Roma per gli animali, attenzione, parliamo di animali salvati. Salvati a scopo di lucro, non diciamo. Gli animali, non so, merce di contrabbando, quella è un'altra sì, storia. No, anche quelli. Anche in realtà, quelli? Sì, vale anche per quelli, sì. Perché a volte gli animali sequestrati, tipo gli animali esotici. Questa è un'immagine emblematica, una capra. Con un carrettino. Con un, sì, forse praticamente con le zampe fratturate, sì. Non riesce. Sì, sì. E qui risaliamo poi al famoso gesto della Boldrini, del presidente, sì, della Camera, che ha praticamente adottato, è vero? Due agnelli, mi pare. Sì. Ecco, un gesto simbolico per dire non mangiate carne di agnello a Pasqua. Pasqua, poi, vabbè, ovviamente. Poi ognuno, sì, vabbè, ognuno fa le proprie scelte, ma sì. Gli agnelli sono piccoli e sì. Fanno tenerezza, non so come si fa a mangiarli. Sì, certamente, è una cosa di cui adesso però cominciamo ad accorgerci. Sì, 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 la sensibilizzazione sta aumentando per fortuna. Sì, sta aumentando, sì. Ecco, e veniamo agli interventi di salvataggio, di recupero, di salvataggio e di, come dire, restituzione alla libertà che voi fate più di frequente. Quali sono? Che cos'è che fate più frequente? Qui vediamo allora, una volpe, sì, questa volpe è stata recuperata mi sembra San Manco Piemonte, comunque sì. Qualche mese fa, era al ciglio della strada con entrambe le zampe posteriori vede, fratturate, sì, quindi sì, molto sì, probabilmente sì, un impatto. Un ovviamente impatto. Ricordiamo che chi investe un animale ha l'obbligo di soccorrerlo, cioè sì. Può essere denunciato penalmente, quindi sì. Qua invece vediamo la liberazione di un gheppio recuperato sempre sì. Da noi volontari dell'EMPA e poi liberato in seguito ad un incontro con dei ragazzi il gheppio è anche un altro volatile molto, che molto di frequente si incontra. Sì, 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 perché ovviamente mangia magari topini, sì, quindi sì. Sì. Ecco, questi sono in questo gli periodo animali. È facile imbattersi anche in pulli caduti dal nido. Sì. E qua invece vediamo la liberazione di alcuni cardellini e berzellini sì. Sequestrati insieme ai carabinieri di Mercato San Severino. Sì, perché i cardellini sono animali, sono volatili ricercatissimi. Sì, per il loro canto, ma per ricordiamo che canto. Sono protetti, sono quindi protetti non possono essere detenuti illegalmente. Spesso merce di contrabbando. Sì, chi lo sa o lo vede deve denunciare. Ovviamente. Denunciate ai carabinieri. Anche se qualcuno sì. Che lo detiene a casa, ovviamente deve avere un'autorizzazione per detenerli, sì. Non possono, ecco, insomma, altrimenti è merce rubata. Esatto, mettiamoci in regola. Merce, amici, è brutto dire dagli animali merce, però sì. Vengono considerati tali. E qui poi a seguire questi sono, e questa è lei con il. Sì, il infatti capo. È col capo e con altre guardie e con il comandante della radiomobile di Mercato San Severino che abbiamo sì. Fatto insieme questa operazione. Sì. Penso che è bellissimo ridare la libertà ah, certo, a un animale, certo, cioè, sì, per è me è una meraviglia del mondo. È vero, è una meraviglia del mondo. Poi si vede che diciamo, sono di fresca cattura perché volano tranquillamente nonostante sì, stando sì, in gabbia. Ovviamente anche questa è un'altra operazione che abbiamo fatto. Abbiamo denunciato un uccellatore intento a praticare un uccellatore, ecco, perché poi questo che è vietata sul territorio. Un altro problema, sì. i bracconieri che... uccellatori che mettono le reti. Le reti, sì, sì, le reti a terra, le reti a volo, ma gli stessi bracconieri che sparano a chiunque passi. Sì. Un mese fa abbiamo recuperato una beccaccia di mare che poi è risultata avere dei pallini, quindi e qui tempo le tartarughe. Sì, noi come EMPA collaboriamo con la stazione zoologica Anton Dorn. Questa è una schiusa. Sì, è la schiusa. Piccole tartarughe. Piccole tartarughe che negli ultimi anni stanno nidificando nelle nostre zone e vanno tutelate perché è una specie minacciata di estinzione. Ovviamente le tartarughe, qua vediamo anche altre piccole che vanno in mare. Una folla di curiosi. Sì, qua eravamo già a metà ottobre praticamente, quindi sì, un sì. Periodo... non inaspettato. E queste sono le tartarughine stata... che vanno verso il mare? Sì, vanno verso la loro casa. Questa è una liberazione invece di caretta recuperate e riabilitate e poi rimesse in libertà.
E questi sono tra gli interventi più frequenti. Sì, possiamo ricordare anche i ricci, perché in questo periodo si svegliano dal letargo, quindi è facile vederli ancora intontiti per strada e non riescono ad evitare il pericolo. Queste qua invece sono delle trachemis, cioè le tartarughe d'acqua dolce, che purtroppo la gente compra perché le vede piccoline, come soprammobile. In realtà crescono, hanno una lunga vita e diventano un problema, diventano ingombranti a casa, è vero. Quindi diciamo il soprammobile non va più bene, le liberano nei laghetti privati, ma sono molto aggressive essendo delle specie americane, quindi mangiano tutta la fauna che è presente, per questo cerchiamo di liberarli in zone idonee alla loro vita. Altrimenti fanno una strage, sono in competizione con le nostre. Un altro animale su cui spesso voi intervenite. Sì, sia le caretta caretta sia che le trachemis. Sì. Inoltre anche con i pipistrelli, recuperiamo i pipistrelli. Vabbè, ecco, diciamo, poi ovviamente tutto abbiamo recuperato delle gru, dei fenicotteri, insomma, i recuperi sono all'ordine del giorno, quindi... Ecco, quindi ci lasciamo con queste immagini, poi vediamo anche le altre dopo, e ci chiudiamo con immagini di una civetta liberata, qui la caretta caretta, diciamo che ecco, quando ci troviamo di fronte ad un animale ferito, sperduto, disidratato, stremato da un lungo volo, magari di decine, centinaia di chilometri, oppure come nel caso del rondone, di migliaia di chilometri. Sì, infatti, perché viene sicuramente da molto lontano. Che cosa dobbiamo fare? Chiamiamo i Vigili del Fuoco, 1515, ricordiamoci questo numero, i Vigili del Fuoco sono quelli che intervengono sempre. Hanno anche, mi pare, il compito istituzionale, vero, di intervenire sugli animali. Sì, ma anche gli altri enti in realtà, cioè gli altri associazioni. Anche gli altri, tutti gli organi di polizia dovrebbero intervenire, ovviamente. Però certe volte siamo di fronte, non so, un po' di sottovalutazione, diciamo, per carità. Ovviamente i volontari riescono a fare quello che possono, ma avremmo bisogno di un grande aiuto. Quindi, ecco, e quindi queste sono le liberazioni più frequenti, questa è bellissima, questa immagine. Sì. Ovviamente di rapaci anche capita spesso. Ecco, e questo è il, diciamo, con questo messaggio noi chiudiamo anche con immagini emblematiche di cura e restituzione alla libertà di un volatile ferito. Qui viene curato da un medico veterinario del CRIUV, del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria, di cui è direttore, dirigente il dottor Enzo Caputo, che è il nostro ospite spesso, curato dai medici, dai volontari zoofili, una civetta, è vero, in un'atmosfera quindi solenne amore per gli animali, vedete, proprio c'è un rituale proprio, insomma. Sì, un rituale. Infatti è sempre bello vedere un animale che torna in libertà. È un momento di grande emozione, di grande... Ovviamente le civette sono animali notturni, però... Andrebbe liberato di notte. Liberato, sì, diciamo, al crepuscolo. In serata. Qua vedo che non c'era molto sole, quindi evidentemente poteva andare bene lo stesso, una giornata molto nuvolosa, va bene lo stesso anche il giorno. E quindi, come dire, chiudiamo con questo appello, è vero Roberta, al rispetto delle biodiversità. Sì, ovviamente, degli habitat. Delle diversità biologiche, dell'habitat che popolano la terra e la mantengono in equilibrio grazie proprio a queste relazioni che hanno con noi umani. Sì. È vero, gli animali che hanno relazioni con noi non sono casuali. E che noi dobbiamo tenere con le specie animali, anche se loro hanno, come tendono ad abbandonare, vero, i luoghi normali, i luoghi originali. Vengono spesso in città perché magari attirati dal cibo, hanno bisogno di cibo perché ovviamente diciamo gli ambienti sono ormai spopolati da non è colpa loro, insomma, se colombi, gabbiani o altri volatili affollano le città, ma è colpa nostra ovviamente, poi alla fine. Sì. Perché siamo noi che spopoliamo, deforestiamo, inquiniamo e quindi gli animali vengono nelle città. Si avvicinano per cause siamo di forza noi responsabili, maggiore. Noi umani. Quindi, e chiudiamo con questa frase perché di Albert Einstein, il grande fisico tedesco, poi naturalizzato americano, che negli anni 50, prima di morire, disse... Avvertì il mondo intero dicendo: se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita, alludendo quindi al meccanismo della impollinazione attraverso la quale le api favoriscono la nascita e la crescita di tante centinaia di specie
di piante, anticipando quello che sta accadendo, insomma, cioè la diminuzione al ritmo spaventoso delle api. Quali altri animali stanno scomparendo, Roberta? Eh beh, consideriamo anche lo stesso la caretta caretta, perché quando nidificano vengono imbrogliate dalle luci e quindi dall'inquinamento atmosferico, e i piccoli invece di andare a mare vanno verso i lidi e quindi creano una strage. Ma lo stesso i pipistrelli stanno diminuendo, e quindi, tutti quanti gli animali, se vogliamo fare una... E quindi questi animali che stanno diminuendo al ritmo spaventoso, nel silenzio dei media, noi siamo noi, anche noi, insomma, responsabili, però noi abbiamo detto basta ai silenzi. Esatto, non giriamoci dall'altra parte, ma... Non giriamoci dall'altra parte. Segnaliamo gli animali che sono in difficoltà. Perfetto, quindi, e spesso noi ci perdiamo dietro alle inezie di questa società decadente, invece c'è questa natura da rispettare e da tutelare.